Eccoci qui alle 9:42 ancora con noi in questa puntata di Just Today. Abbiamo pronto anche in collegamento il nostro prossimo ospite, Tiziano Bonini, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Siena. Vediamo se è pronto il collegamento. Grazie professore per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Professore, è stato pubblicato nel 2023, Edizioni Mulino, il libro La musica nell'era digitale, che ha scritto insieme a Paolo Magaudda. Chiederei anche alla regia, ecco, di mostrare questo libro. La musica nell'era digitale, un po' una provocazione rispetto anche a quello che ormai è il ruolo della musica, soprattutto per le nuove generazioni, con le piattaforme più comuni tra YouTube, Spotify e così di seguito, rispetto agli altri mezzi di utilizzo tradizionale. È un modo per riflettere su quanto la musica, a prescindere da tutte le evoluzioni tecnologiche, gioca ancora un ruolo molto importante, non soltanto per i giovani, ma nella vita quotidiana delle persone, solo che sono cambiati gli strumenti, i canali e i contesti in cui avviene, la fruizione della musica. Quanto, professore, ha influito durante il periodo Covid, durante la pandemia, lo sviluppo di queste app come appunto Spotify e YouTube rispetto alla radio, per esempio? Moltissimo, bisogna dire che c'è stata un'evoluzione, un salto di quantitativo, nel senso proprio di volumi di streaming su queste piattaforme, ma era qualcosa che già era accaduto negli ultimi 10 anni precedenti, cioè Spotify già prima della pandemia aveva superato i 200 milioni di abbonamenti, quindi era già un trend in atto prima della pandemia, che la pandemia ha semplicemente fatto brillare e messo in evidenza. Ma diciamo, soprattutto nelle fasce giovanili, la radio rispetto a Spotify ha perso notevolmente già il primato dell'ascolto della musica. Cioè, no? Si sceglie Spotify per ascoltare musica nelle fasce, diciamo, 25-35 piuttosto che ascoltare la radio, anche se la radio si difende ancora bene in tutte le altre fasce d'età ed è ancora un luogo dove si scopre musica. Ecco, a questo proposito le vorrei chiedere, perché questo è un periodo in cui, ascoltando la radio, un po' tutte le stazioni ricordano che questo è il periodo dell'anno in cui le persone possono ricevere le famose chiamate da parte della Terra per appunto registrare gli ascolti radiofonici. Le chiedo quanto, diciamo, tutto questo sviluppo di Spotify, YouTube, eccetera, possa influenzare probabilmente anche le indagini di ascolto radiofonico da parte dei fruitori della radio, e se questo sviluppo anche di queste piattaforme è un ulteriore ostacolo allo sviluppo anche in Italia, all'ulteriore sviluppo anche in Italia, della radio DAB, della radio digitale. Non credo, no, sono due cose che vanno, insomma, che si integrano, sono abbastanza complementari. Da un lato, sicuramente, come ho detto, per alcune fasce d'età la radio sta perdendo quello spazio privilegiato di ascolto musicale. Quindi inevitabilmente c'è una flessione su alcune fasce d'età del tempo dedicato alla radio e anche forse un po' dei numeri, ma questo declino è relativamente lento, nel senso che la radio si mantiene stabile in tutte le altre fasce d'età e ci sono anche molte radio che non sono semplicemente centrate sulla programmazione musicale. Quindi diciamo che la radio in Italia mantiene assolutamente un ruolo prominente nella società italiana. Quindi l'impatto proprio sui dati di ascolto è relativamente basso. È un impatto che si vede nel tempo. Se noi vediamo gli ultimi 10 anni o guardiamo ai prossimi 10 anni futuri, vedremo un impatto moderato e sempre più evidente di queste piattaforme sull'ascolto radiofonico, ma non è un'emergenza, ecco. E quindi ci sono, secondo me, non bisogna mai pensare ai media come, se guardiamo la storia dei media, come ne arriva uno nuovo che uccide quello vecchio, ma abbiamo imparato che l'ecosistema dei media si ristruttura e ognuno si riconfigura, quindi anche la radio DAB è un'evidenza e sarà sempre più presente nelle autoradio, negli abitacoli, perché offre un servizio diverso dallo streaming.
A proposito di integrazione, ecco, dei media, le vorrei anche chiedere, ecco, a questo punto il suo punto di vista, quando oggi a proposito della radio si parla di radiovisione, di questa radio unita appunto poi alla televisione, qual è il suo giudizio? Effettivamente è anche quella radio, è un qualcosa di più o è un qualcosa che toglie alla radio tradizionale, secondo lei? Paradossalmente, allora, quando arriva la televisione, i primi esperimenti televisivi vengono fatti mettendo delle telecamere negli studi radiofonici delle radio americane. E quella televisione lì veniva chiamata all'inizio Radio with Pictures, cioè radio con l'aggiunta di immagini. Quindi la televisione nasce come una radiovisione e poi si evolve sicuramente. Oggi si ritorna ad aggiungere le telecamere negli studi radiofonici, è sempre radio perché il formato è quello radiofonico, c'è una diffusione che va sia soltanto via radio sia attraverso canali televisivi. Personalmente la ritengo semplicemente una strategia di marketing per raggiungere pubblici differenti e permettere alla radio di inserirsi dentro la televisione. Aggiunge pochissimo al contenuto radiofonico, ma è una strategia che molti emittenti commerciali hanno adottato proprio per diversificare il proprio pubblico e i luoghi di fruizione. Perfetto, era Tiziano Bonini, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Siena. Grazie professore per essere stato con noi. Rivediamo nuovamente il libro La musica nell'era digitale, scritto con Paolo Magaud, da Edizioni Il Mulino 2023. Grazie ancora professore. Grazie a voi per l'invito, arrivederci.